Siamo con Manuela Mazzetto, dirigente medico dell'azienda sanitaria PULS 2 di Treviso, del servizio di promozione della salute del Dipartimento di Prevenzione. A lei chiediamo di ricostruire per noi il contesto attuale della situazione sanitaria nel suo territorio e per quello che può, diciamo, nel paese, legata ovviamente all'emergenza della pandemia, ma anche poi ad uno stato di attività quotidiana del sistema sanitario che comunque deve procedere. E in particolare anche di illustrarci quale può essere il ruolo di un'associazione di promozione sociale e sportiva, qual è il MISP. Allora, rispetto al periodo che stiamo vivendo attualmente, siamo ancora nel pieno del contesto Covid, quindi il nuovo piano regionale della prevenzione, che comunque dovrà prendere forma nei prossimi mesi, ha richiesto un impegno parallelo a quello che è l'impegno degli operatori nella realtà Covid, nelle varie dimensioni, sia ovviamente regionali che locali. Tuttavia è importante che il piano prenda forma perché il piano nazionale è uscito già da un pezzo e diciamo siamo in un periodo di vacanza, un periodo in cui gran parte del personale è stato dirottato a fare altre cose, ma è necessario riprendere le fila di quello che si è lasciato sospeso in termini di promozione della salute. Come dicevo, la collaborazione con l'ambito regionale, un po' come sta avvenendo in tutte le regioni, richiede in questo momento la traduzione a livello regionale con il pensiero a quello che dovrà avvenire poi successivamente nella dimensione delle aziende sanitarie locali, quelli che sono gli indirizzi nazionali. E indirizzi nazionali che per chi conosce il Piano Nazionale Prevenzione, no, si muovono su molti ambiti che hanno a che fare con la promozione della salute, che richiedono delle azioni, una progettazione con dinamiche di trasversalità, intersettorialità e indicazione a lavorare in maniera integrata, ma io aggiungo anche contestualizzata a quello che è la realtà locale. In questi anni, in particolare nella mia esperienza, di intersettorialità si è parlato moltissimo. Nel Veneto, la realtà che conosco, non che le altre realtà non lo abbiano affrontato questo problema o questa risorsa dell'intersettorialità, si è tentato di fare molto. Cercando di integrare appunto il livello regionale, ad esempio nella collaborazione con partner come WISP, attraverso dei documenti ufficiali che garantissero, no, delle collaborazioni che poi si esprimessero anche a livello territoriale e che poi a livello territoriale, ovvero di azienda sanitaria, venivano riprese da degli accordi più o meno formali nel territorio di azione. Quindi il momento che stiamo vivendo, nonostante il Covid, deve pensare a questa trasposizione delle indicazioni nazionali a livello regionale e poi locale e dare il via o comunque mantenere, se non ripristinare, quelle reti locali che sono il prerequisito per poi promozione della salute. Ricordo, la promozione della salute è supportata, innescata, promossa dal sistema sanitario, ma non si realizza con le sole risorse della sanità. Quindi è indispensabile lavorare con altri partner. A volte li chiamiamo partner, a volte attori, a volte collaboratori, a volte coprogettisti. E diciamo che nella mia esperienza WISP ha sempre maggiormente acquisito questa profilatura. Nel Veneto e poi anche nella mia USL, come ho detto nel webinar, WISP è un partner importante che ha fatto molti pezzi del nostro percorso di anche riscrittura, riprogettazione delle attività locali e quindi siamo pronti, ecco, siamo già pronti per ricominciare a lavorare assieme. Anzi, un lavoro che di fatto non si è mai fermato e forse proprio in questi ultimi mesi in cui il personale sanitario era molto impegnato nel Covid, i servizi di promozione della salute si sono anche un po' disgregati o sono stati trasferiti a fare altro, forse questi soggetti con cui avevamo delle partnership già consolidate hanno portato avanti il lavoro territoriale anche un po' vicariando alcune funzioni, forse che in altri momenti sarebbero state prevalentemente nostre. C'è un programma
predefinito nazionale che si chiama Comunità Attive, che ovviamente dà molta enfasi alla promozione del movimento come componente della salute e del benessere per tutte le categorie di popolazione. Poi ovviamente, essendo la promozione della salute un tema macroscopico a cui si possono ricondurre diversi programmi del piano nazionale, l'attività motoria talvolta può essere uno strumento per obiettivi, ecco, che non sono esclusivamente finalizzati alla lotta alla sedentarietà, ma sono degli strumenti intermedi per raggiungere altri obiettivi di tipo di benessere di altre popolazioni, di target specifici, oppure di ambienti, di setting specifici, come potrebbe essere per esempio il mondo del lavoro o il mondo della scuola, ad esempio. Visto che siamo in WISP, mi piace ricordare che alcuni concetti chiave che avevo anche un po' presentato, no, durante il recente webinar nazionale, il vostro webinar nazionale, secondo me sono dei concetti da tenere presente nella collaborazione, anche per facilitarla. Il concetto di fiducia reciproca, il concetto di anche rispetto delle competenze dell'altro e fiducia nelle competenze dell'altro sono degli elementi molto importanti, perché il lavoro intersettoriale è un lavoro, come dicevo, difficile, ma difficile perché richiede tempo, richiede il sintonizzarsi, quindi richiede un lavoro accessorio a quello concreto di progettazione dell'azione che si va a proporre nel territorio, e quindi anche il affidarsi a quelle competenze specifiche dell'altro senza arrivare alla coprogettazione con pregiudizio, preconcetto. Questo vale un po' per tutte le cose della vita, però lo ricordo una volta di più, nella mia esperienza hanno un forte valore. L'emergenza sanitaria ha avuto effetti ad ampio raggio sulla salute delle persone. Voi ne vedete già i segni. Questa emergenza ha influito sulle strategie da mettere in atto per il futuro. Quali settori sono stati più abbandonati e hanno bisogno di rinnovare politiche ed approcci? Sicuramente l'anno e mezzo di pandemia ha creato problemi di salute a vari livelli e su varie dimensioni. La sedentarietà è uno dei problemi evidenziati, ma anche tutto ciò che si è portato con sé, l'assenza di socializzazione, gli effetti di tutti quei limiti, anche di utilizzare ambienti, no, comuni, collettivi, che sicuramente ha influito su aspetti anche che vanno oltre, no, l'assenza di attività motoria sufficiente. Quindi sicuramente i dati dei sistemi di sorveglianza faranno emergere in maniera anche focalizzata questi problemi che in questo momento stiamo intuendo, leggendo, no, leggendo in chi ha avuto la possibilità di fare approfondimenti sociologici o epidemiologici su questo. E sicuramente emergeranno di più aspetti di disagio, aspetti, no, di disagio relazionale, così, su cui ecco, non sono un'esperta, però come cittadino intuisco. I servizi non hanno ancora avuto modo di analizzare questo fenomeno, se non poche realtà dedicate. Parlo del servizio, dei servizi come il nostro, i dipartimenti di prevenzione, proprio per l'impegno grande che ha richiesto il Covid, ma diciamo, sicuramente siamo stati assenti, no? Abbiamo tralasciato le nostre reti locali, abbiamo tralasciato anni di costruzione di relazioni che sono quelle tessiture territoriali importantissime per poi far fluire le azioni locali, che possono anche strinsecarsi con il gruppo di cammino, l'attività di parkour, eccetera, ma richiedono, no, una tessitura, una concertazione locale per essere radicate nel territorio. Quindi sicuramente ci troviamo di fronte a una realtà diversa quando
quando forse riprenderemo a fare il lavoro di prima. Non sarà il lavoro come prima, sarà un lavoro che necessiterà di un'analisi fortissima di dove staremo in quel momento e di cosa succederà proprio in quello specifico territorio. Per quello è ancora più importante che anche l'analisi della situazione venga fatta di concerto con i partner locali, quindi le associazioni sportive, le amministrazioni comunali, le associazioni di promozione sociale, ma anche altri enti, gli istituti comprensivi, le scuole, tutti quei soggetti che hanno un altro punto di osservazione del territorio che possono aiutare a capire se quello che stiamo proponendo è proprio quello utile per quel posto. Quindi sarà diverso, sì. Ancora Manuela Mazzetto, grazie di essere stata con noi. Grazie a lei.